Ciao cari amici e benvenuti a questo nuovo video. Questo video ha come argomento la religione e la spiritualità. E mi è stato chiesto di fare questo video da una persona che mi ha scritto più volte se potevo in qualche modo chiarire quello che a volte si trova nel mondo dell'online, dove magari ci sono delle persone ancora attaccate a vecchie credenze religiose, che venerano una religione e dicono che tutte le altre sono brutte cattive, tra virgolette. Allora, che cosa è importante dire? Innanzitutto è importante dire che la vera spiritualità è ciò che va oltre qualunque religione e nello stesso tempo qualunque religione ti può portare alla scoperta della vera spiritualità. Quando noi riusciamo ad andare oltre tutti quei preconcetti, tutti quei condizionamenti, tutte quelle etichette, tutte quelle credenze, tutte quelle convenienze che ha inserito l'essere umano e andiamo a connetterci con le origini di quella religione e andiamo a connetterci con quello che quei maestri andavano ad emanare. E quello che possiamo trovare in ogni religione, che sia la religione cristiana attraverso Gesù Cristo, che sia il buddismo attraverso il Buddha, che sia la religione musulmana attraverso Maometto e così via, ogni religione di base ha una guida, di base ha un maestro, di base ha un risvegliato che ha cercato di insegnare l'amore, ha cercato di insegnare l'unione, l'assenza di divisione e ha cercato di trasmettere quegli insegnamenti che lui per primo aveva acquisito da un qualcosa di infinitamente più grande. Che cosa succede spesso e che cosa è successo nel corso dei secoli? Che quello che i grandi maestri hanno cercato di passare attraverso le loro illuminazioni, sono stati poi modificati, distorti e trasformati, un po' per la convenienza, un po' per l'ego umano, e sono stati nel corso dei secoli trasformati secondo quello che conveniva all'uomo. E quindi se pensiamo ad esempio nella religione cristiana, ad oggi si sono perse tante pratiche che erano importanti e che il maestro dei maestri, Gesù, cercava di tramandare, ad esempio il digiuno, che ormai chi è cristiano ben in pochi lo fanno. E nel frattempo sono state inserite delle altre regole, delle altre leggi, ad esempio che i preti non si possono sposare, ad esempio credenze limitanti collegate alla sessualità, che sono cose che non ha mai detto Gesù, ma che sono state inserite successivamente dopo il Medioevo perché conveniva. Hanno levato, ad esempio, il concetto di reincarnazione che fino al Medioevo era stato tramandato e era stato trasmesso. Infatti, i Vangeli Esseni in più e in più parti parlano proprio della reincarnazione, come parlano spesso dei processi di digiuno. Cose che non sono state passate perché, ad esempio, parlando del concetto di reincarnazione, è più comodo tenere un popolo che sta nella paura di un Dio che ti giudica e che ti dice vai all'inferno oppure vai in paradiso e la vita è solo questa. È più conveniente avere un popolo che sta con questa vibrazione di paura. Già vivendo in Asia, avendo vissuto diverso tempo in Asia, so che le persone che vivono con una base di buddismo, con la consapevolezza che vi sono infinite vite, che questa vita è soltanto un giorno per l'anima, vivono molto più serene e molto più tranquille. E quindi diciamo che un po' chi ha il potere ha un po' scelto anche poi come andare a distorcere tutto quello che è stato poi il vero insegnamento di un maestro. E questa persona che mi ha chiesto di fare il video mi ha detto:
sto seguendo su YouTube determinate persone che magari, essendo molto cristiane, parlano male delle altre religioni, ad esempio parlano male del buddismo. Ora, mi sembra abbastanza semplice se già segui il mio canale, sai più o meno come la penso, ma se dovevo fare questo video non è a caso, magari servirà a chi per la prima volta mi vede o a chi inizia a seguire questi percorsi. I grandi maestri insegnano l'amore e l'unione. Che cosa vuol dire? Che Gesù non è mai stato contro agli insegnamenti del Buddha, anzi, il Buddha non è mai stato contro gli insegnamenti di Maometto, anzi, erano tutti maestri, tutte guide, tutti avatar trascesi e arrivati qui a compiere questa incarnazione con un piano specifico, e il loro obiettivo era insegnare l'amore e l'assenza di divisione. Quindi nessun maestro potrà mai andare contro un altro maestro. Chi in qualche modo parla contro ad una guida, contro ad un maestro illuminato, non ha ancora capito niente della spiritualità. Non ha ancora capito niente di quello che c'è oltre. Se andate a leggere Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda, che è stato un grande maestro, lui ha la capacità di parlare di grandi maestri dell'India e nello stesso tempo parla di grandi maestri nel mondo del cristianesimo e ne parla con un amore, con un'uguaglianza totale. Perché non c'è nessun tipo di distinzione. E ricordiamoci che i grandi maestri non erano, cioè Gesù non era cristiano, Buddha non era buddista e Maometto non era musulmano. E molto spesso, invece di cercare di osservare quelle guide e di in qualche modo cercare di fare il possibile per essere appunto a loro immagine e somiglianza, andiamo soltanto a riempirci la testa di pappardelle, di cose sentite, di cose imparate a memoria, ma non andiamo a comprendere il vero succo che quel maestro, che quella guida ti voleva dare, ti voleva trasmettere. Quindi se ci etichettiamo, ci cataloghiamo della religione cristiana, dovremmo impegnarci ogni giorno ad essere sempre di più simili al Cristo e a quegli insegnamenti che lui dava. In primis studiando e iniziando a capire chi davvero era, non chi ci hanno fatto credere che fosse, ok? E un'altra cosa molto importante è che tutte queste religioni separate fanno parte di una vecchia coscienza che inevitabilmente sta andando a morire con questo cambio di era, con questo cambio di vibrazione. Tutti noi, penso e spero, che sappiamo, sentiamo, percepiamo, abbiamo compreso che siamo in una fase di estremo cambiamento, giusto? E in questa fase di cambiamento tante persone stanno avendo un'evoluzione, altre stanno andando sempre di più nel panico, ma se non la vediamo da un punto di vista terreno di questa vita e la vediamo da un punto di vista dell'anima, inevitabilmente siamo in un ritorno all'uno. Quindi tutta quella vecchia coscienza di separazione, dove io sono cristiano, tu sei buddista, siamo separati, siamo due cose diverse, sta andando morendo. Perché l'unico grande insegnamento che dobbiamo imparare a cogliere, l'unica grande fede che dovremmo avere è in un qualcosa di infinitamente più grande di noi, che si occupa di noi, che è amore, che è luce, che è vita e che non ha nominalizzazioni, che non ha etichette. Quindi io lo posso chiamare Buddha, tu lo puoi chiamare Allah, tu lo puoi chiamare universo, lo puoi chiamare Dea Madre, lo puoi chiamare Padre Celeste, ma è
è tutta un'unica cosa. E questo si sta comprendendo sempre di più. E nel momento in cui tu entri a contatto con quell'essenza divina, non hai neanche più bisogno di discriminare chi crede in qualcosa di diverso rispetto a quello che credi tu. È tutta un'unica unità. Anzi, se percepisci ancora giudizio, dualismo e così via, sappi che quella persona non ha ancora capito nulla della spiritualità, non è ancora una persona risvegliata. Perché una persona risvegliata è una persona che riesce ad andare oltre il velo di Maya, il velo dell'illusione, e riesce a tornare a sentire, a percepire e a vivere oltre la divisione, oltre il dualismo, e quindi vive nell'unità. E in questa unità non ci possono essere tanti dei, tante divinità differenti, ma è l'unica coscienza che poi si rappresenta in tante manifestazioni diverse. Nell'induismo viene insegnato molto bene questo, cioè Dio o la Dea si va poi a manifestare attraverso tanti aspetti, attraverso tante forme. E questo cercavano di trasmetterlo anche gli antichi indiani d'America, dove vedevano Dio, la divinità, in tutti gli elementi della natura, nel fuoco, nel sole, nell'acqua, nell'aria. Ma in realtà non erano separati tra loro, erano tutti una manifestazione di un'unica grande unità. Ed è la stessa cosa che siamo noi. Noi scendiamo qui, ci incarniamo, sperimentiamo delle vite diverse, sperimentiamo un corpo fisico diverso, c'è chi sceglie di essere bianco, c'è chi sceglie di essere nero, c'è chi sceglie di essere donna, chi sceglie di essere uomo. E siamo tutti, allo stesso modo, rappresentazioni del divino, come lo siamo noi, lo sono tutte le creature della terra, e per questo dovremmo imparare a rispettare ogni creatura, ad amarla e a vivere nell'ottica della non violenza, che è quello che hanno insegnato tutti i grandi maestri. E un gattino è la rappresentazione del divino a suo modo. Noi siamo la rappresentazione del divino a nostro modo e una pianta è una rappresentazione del divino a un altro suo modo e per questo scegliamo anche di scendere qua per sperimentare una illusoria separazione. Ma nello stesso tempo, sia il gattino, sia io, sia la pianta, siamo tutti un'unica cosa e siamo essenza divina, luce. Quindi spero di aver risposto. Il mio consiglio è studiamo, documentiamoci, andiamo anche oltre quello che le religioni ci fanno studiare, cioè se vuoi studiare davvero la vita di un maestro, non basarti solo su quello che alla massa viene insegnato, viene fatto imparare a memoria, ma documentati, vai oltre e c'è davvero un mondo da scoprire. E qualunque strada tu scegli di percorrere, qualunque maestro tu scegli di seguire, poi alla fine tutti ti portano alla stessa consapevolezza e a questa sensazione appunto di unità, di assenza di divisione, di amore, che solo davvero un maestro risvegliato può trasmettere e l'hanno cercato di trasmettere sperando che quante più persone possibili potessero fare poi lo stesso. Quindi se davvero vogliamo seguire una di queste guide, quello che dobbiamo fare è davvero aprire il nostro cuore e stare con l'apertura del cuore ad accogliere la bellezza di ogni insegnamento. Quindi non focalizzatevi solo su una guida, solo su un maestro, solo su una religione, solo su una disciplina. Tenetevi sempre aperti e scoprirete che tutte queste vie portano da un'unica parte ed è lì che potrete davvero accedere alla vera spiritualità. Perché se io faccio copia e incolla di una religione e seguo solo quella, non penso proprio che arriverò all'illuminazione o al risveglio.
anche perché sennò tutti i cristiani sarebbero dei maestri illuminati, tutti i monaci sarebbero dei maestri illuminati, e invece non è così. Chi si è davvero svegliato, chi davvero si è illuminato o chi era qui proprio per illuminarsi e aiutare gli altri a farlo, è chi comunque si è aperto all'amore, ha aperto il suo cuore, si è aperto al conoscere tutto ciò che poteva portare a Dio e senza giudizio, senza chiusura, sia a livello mentale, sia a livello di cuore. Un abbraccio di luce, buon lavoro, buon ascolto. Namaste.